alla fine, perché il coro che si sta per definire il decimo coro è l'ultimo della categoria over. Ed è bello pensare che ognuno di questi cori abbia in cuore un progetto di solidarietà. Adesso andiamo a presentare il decimo coro. Ok, allora sono le libere voci, il coro del decanato di Luino, l'ultimo coro a esibirsi nella categoria adulti. Cantano Gloria dal basso della terra di Oliviero e Tabasso. Applauso. L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Padre Marco è un missionario del PIME che opera in Chad. Tanti sono i suoi interventi e i suoi progetti, dalla sanità all'istruzione, dall'agricoltura ai pozzi d'acqua. Per la sua gente è un padre, per noi un amico, anzi un fratello. E ci ha chiesto aiuto per la creazione di due biblioteche per favorire lo studio dei ragazzi. E quando un fratello ti chiede una mano, non puoi far altro che tendergliela. Un ragazzo che invece sarà un adulto consapevole. Sarà un adulto consapevole. Le persone con le quali vivo intuiscono che io non sono solo. Sono lì con loro, ma che con me, dietro di me, ci sono tante altre persone, tanti amici che magari vorrebbero essere lì e che invece sono in missione in un'altra maniera. E queste persone siete voi, è il coro Libere Voci, sono le vostre famiglie, sono le persone che poi vi vengono ad ascoltare, che con la loro generosità dicono in qualche maniera che la missione non è la mia ma è anche la loro e c'è questo desiderio di condividerla.